Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Creative Simmer e oggi continuiamo con l'avventura della nostra Miranda. Sto registrando un video dietro l'altro, quindi non ho giocato da sola. Poverina, lei è sempre stanca. Cerchiamo stasera di mandarla a letto ad un'ora decente, vediamo se riusciamo. È l'obiettivo della giornata. E volevo un pochino andare con lei a scoprire appunto il terzo piano a questo punto. Vieni qui, Miranda, sali su. Cambiamo l'abito, gli mettiamo questo e andiamo di sopra. Vieni. Perché secondo me lei si mette un attimo a curiosare qui. Vediamo cosa ci sono in queste librerie. Un mondo senza magia. Daily Porter. Curiosando. Ghidri il fantasma. Wow, ormai vivi qui da un bel po' di tempo. Come ben sai, quasi tutti se la sarebbero data gambe da tempo e di gran carriera, ma questo a piacermi di te. Non scendi mai a compromessi e non ti arrendi mai. Magari non avrò molto da dare. I beni materiali non significano granché per un fantasma, ma vorrei comunque premiare la tua perseveranza. Ecco, prendi la mia giacca preferita, non preoccuparti, ne ho bizzeffe. Ma indossavo questa quando mi è particolarmente. Questa mi è particolarmente cara. Continua così a non mollare. Infestato o no, questa casa è tua. Ognuno è artefice del proprio destino e so che saprai farti valere. Secondo me, Ghidri, oltre al fatto che siamo qui da 7 giorni e quindi ci ha regalato la sua giacca, con il fatto che nella scorsa puntata comunque ci ha raccontato la storia che lui è un nostro antenato, inoltre ci ha raccontato che tutta la sua famiglia, compresi quindi la famiglia di Miranda, che erano dei maghi, lui li ha chiamati così, maghi. E quindi Ghidri oggi ci dice proprio questo, che di continuare così, di non mollare, e che ognuno è artefice del proprio destino. Grazie, Ghidri. Non c'è di che, in più ora possiamo inaugurare un gemellaggio. Ah, ok, siamo proprio amici con Ghidri. Comunque, stavo dicendo, no, non andare a dormire, ti faccio andare a dormire tra poco. Stavo dicendo che lei, curiosando tra i libri, ha trovato anche questo. I famosi incantatori della storia. Qui leggerà un po', ti metterà a leggere intanto che Ghidri gira un po' per la casa, che racconterà un po' la storia di Glimmenbrook, appunto il paese dove sta abitando. Quindi gli facciamo un pochino leggere il libro che appunto riguarda un po' tutte le leggende, le storie di Glimmenbrook. E poi cerchiamo di mandarla un pochino a letto, perché sicuramente durante la notte si sveglierà perché succederà qualcosa, ma è troppo stanca, non posso ancora tenerla sveglia. E in questo libro apprenderà che in mezzo alla foresta, appunto, di Glimmenbrook, la leggenda dice che c'è un passaggio che porta a un regno magico. Allora, cerchiamo di mandarla un pochino a letto, vediamo se c'è qualcosa. No, Ghidri sta fraternizzando con il gatto, sta facendo amicizia con il gatto. Niente, allora, Amanda, io direi. Comunque, con questo libro ho scoperto che la leggenda dice che in mezzo ai boschi c'è questo passaggio segreto. E io direi di andare a dormire perché è davvero molto stanca. Vieni. E vediamo un pochino se riesci a dormire. Ok, è successo qualcosa perché sono andate via le luci. Chi ha staccato la corrente?
E quindi lei si è svegliata di soprassalto. Io direi di fare una seduta spiritica con Ghidri, perché non vedo che niente, non c'è nulla. No. Quindi cerchiamo di fare questa seduta spiritica anche se lei è in pigiama. No, penso che sia Ghidri a fare questo rumore. Ok. Speriamo che non la interrompe perché lei è un po' stanca. Vediamo se questa volta va a buon fine questa seduta. Comunque stiamo arrivando al quarto livello, dell'abilità. Vediamo. Hai finito? La cerimonia è stata interrotta. No, non è possibile. Ma perché è sempre interrotta? Che succede? Ah, ok, sono i ragni. Ok, lui ha paura dei ragni. Abbiamo scoperto che ci sono i ragni. Niente, lei è troppo stanca. Ah, però è tornata la luce. Ottimo. La mandiamo a letto e magari facciamo da soli il giorno dopo la seduta spiritica. Vediamo se succede qualcosa nel frattempo. Ok, ho svegliato la nostra Miranda perché è arrivato, cioè ci sono questi cosi che sono tipo le mani raggelanti, quindi dobbiamo toglierle assolutamente. E poi c'è questo fantasmino qua che tentiamo di comunicare con lui. Oh, si è spaventata. No, dove vai? Tranquilla. Rimuovi, rimuovi. Vieni, vieni Miranda. Dai, che tu non hai paura di niente. Ecco. E cerchiamo di... Aspetta, vieni qui. Tenta di comunicare con lui. Vediamo se va bene. Penso che sia andato a buon fine. Eh sì, gli ha dato questa aura qua. Quindi vuol dire, infatti non è arrabbiato, va bene. Secondo me Ghidri gli sta facendo i complimenti perché è molto migliorata nel tentare di comunicare con gli spiriti. Allora, il mio obiettivo è quello di andarla, di farla dormire un pochino. Vediamo se riusciamo. Mandiamola a letto. In bagno perché essendo così stanca, se gli faccio fare le sedute spiritiche, secondo me vengono interrotte perché appunto calando l'energia non riesce a concluderle, quindi forse è meglio che dorme un pochino, meglio che la faccio dormire un po' e poi il giorno dopo, anche se giorno, di fargli fare magari qualche seduta spiritica. Ecco qui, Miranda si è svegliata e finalmente è riuscita a dormire un pochino, però abbiamo un grosso problema. Sono arrivate le bollette, 4.327 simoleon di bollette e noi ne abbiamo solo 2.005. Dove andrò a prendere i soldi? Non ho idea, quindi penso che... Non lo so dove prenderai i soldi. Non lo so, facciamola mangiare, poverina, fai un pasto veloce. E appunto, e an oggi è anche il giorno del rimborso. Mannaggia. Allora, mangia. Che cosa si fa? Lei proprio non gli piace cucinare, eh? Piuttosto si fa queste cose al microonde.
ma piuttosto che cucinare, che poi oggi era il giorno di rimborso, volevo, la mia intenzione era quella di comprargli la lavatrice, perché non avevo voglia sinceramente ogni volta di fargli utilizzare il secchio qua per il bucato. Però con 4.000 simoleon di bollette, chi è questa? No! Avevo problemi di soldi, ma a quanto pare non ce l'ho più. Ho chiamato per informarti che il nonno dell'amico del tuo bisbis cugino emigrato in segreto è venuto a mancare e per qualche motivo ha lasciato le proprie ingenti ricchezze specificatamente a te. Accetti? Sì, però lei non accetta mai le cose così, senza pensarci, quindi chiede: ma quali condizioni? Ho un'idea davvero arguta. Beh, erano previste alcune condizioni, ma una di esse era che non ce ne sarebbero state se avessi chiesto se ce ne fossero. Quindi non ci sono condizioni, giusto? Ottimo, quindi la mia preoccupazione era quella di pagare le bollette e abbiamo risolto il problema. Fantastico! Miranda, quante cose ti stai facendo? L'insalata, l'ommionda. Deciditi, ragazza. Cosa voglio mangiare? Vabbè. Insalata? No, basta. Allora, mangiati questo. Svuota questo. E ti mangi l'insalata che comunque è venuta normale. Perché hai messo via l'insalata? Questa ragazza fa delle cose strane. Non riesco a più cliccare il. Ok. Non lo so perché ha messo via l'insalata. Tesoro, mangia. Ho ancora fame. Mangia l'insalata, su, vai a mangiare. Chi è che è? Emilia! Invita ad entrare. Poverina con i fantasmi, dicevo. Ah, però gli hanno fatto, cos'è questa aura qui giocosa? Sì, non preoccuparti dei fantasmi, è tutto normale qui. impariamo a conoscere e discutiamo un po' degli interessi. Parliamo un po' con Emilia. Gli diciamo che abbiamo conosciuto anche un tizio di nome Asher. E gli raccontiamo quello che abbiamo scoperto. Questo, tu intanto che parli, io pulisco qua. Ok. E gli raccontiamo quello che ha scoperto, che i suoi genitori erano dei investigatori paranormali e lamentiamoci assolutamente delle bollette. E vediamo qui. Oh, senso di adorazione! Miranda vuole solo il meglio per Emilia e pensa che sia davvero meravigliosa. Ma che carina! Ok. Visto che è qui, perché non ci facciamo una seduta spiritica di celebra una cerimonia con Emilia, dai. Visto che è qui. Oh, la nausea ancora. Ogni 2 per 3 ha questa battaglia ventrale. Vediamo. Siamo arrivati al livello 4. Ora Miranda può celebrare rito fantasmatico ai tavoli da seduta spiritica. Scateniamoci. Ok. Oh, ce l'abbiamo fatta. Cerimonia riuscita. La serenità spirituale della casa è aumentata. Fantastico. Allora, non so cos'è il rito, abbandona la tua esistenza corporea, è del tutto sicuro? Ok,
No, facciamo il rito Uash. Ashmur vorrebbe venire da te per passare del tempo insieme. Asher ti dice che vuole venire qui. Vabbè, dai, facciamolo venire. Diciamo sì, vieni pure. Allora, attendiamo, aspettiamo un attimo a fare questa cosa. Cambiamoci gli abiti. Togliamo il giubbotto più che altro. Cosa stai facendo? Da sola? Ok, dai, invitiamo Asher che non è per nulla preoccupato dei fantasmi che ha visto. Scusate, da quando lei ha ottenuto l'abilitazione per investigatori paranormali? Davvero? Mi sa che la prima cosa che chiederemo a Ghidri. Stavo notando come lui la guarda con occhioni molto molto dolci, come posso spiegare? E comunque anche lei. Dai, che carini. Vabbè, gli diciamo che ha avuto ragione da una parte, che comunque questa era la casa della sua famiglia e che qualcuno gli ha detto che lei è nativa di questo posto. Quindi lo ringraziamo per il consiglio, perché alla fine è stato lui che gli è venuto l'idea, gli ha dato l'idea comunque di chiedere a Ghidri. Gli è venuta l'idea di fare tutti e tre insieme, magari una seduta spiritica. Ah, lei deve andare, ok. Allora, chiediamo a lui se vuole fare la seduta spiritica insieme. Facciamo il rito fantasmatico con Asher. Asher, dove stai andando? A girare per casa mia? Su, su. Vediamo come funziona. Cosa succede soprattutto. Asher che si guarda un po' in giro, vuol dire, ok, che cosa succede adesso? Oddio! Sono diventati due Ossilda! Ok, questo è davvero inquietante. Rito completato, non è proprio andata come previsto, ma va bene anche così. Per 4 ore rimane così. Non ci posso credere. No. Deve farsi una foto, ricordo. Aspetta. Scatta una foto con Asher. Asher? Ok, scusa, non è andato proprio come intendevo, ma dai, facciamoci una foto. No, mi prego. Non ci posso credere, non me l'aspettavo. Fatto ricordo, assolutamente. Però Asher è diventato buon amico di Miranda, dai. Va bene. Però vuole chiacchierare con Asher, dai, chiacchieriamo con Asher. Penso che dopo 4 ore va via comunque questo, come posso dire, questo rito, ecco, che non è andato molto bene. Però devo dire che questo rito ha fatto in modo che tutti i bisogni siano al massimo. Dai, ottimo. Io direi di approfittare e pagare le bollette, visto, paghiamo le bollette visto che abbiamo i soldi. Povero Asher, il primo giorno che ci viene a trovare e lo riduciamo a scheletro. E lui dice, secondo me, come mai si è ridotto in questo modo? Guarda, è stato divertentissimo. Perché hai visto qualcosa di terrificante? Aneddoto divertente, dai, aneddoti divertente, spieghiamoli cosa è successo. Guarda, ho cercato. Oh, che carini! Guarda, ho cercato di
di fare una cerimonia ed eccomi qua. Lui si fa anche lui una grassa risata, comunque gli dice non preoccuparti, fra qualche ora sarai tornata normale. Impariamo un po' a conoscere. Vediamo. Io penso che lei. Sentimento acquisito, sai una cosa, è stato meraviglioso stare in tua compagnia. So per certo che conserveremo degli splendidi ricordi e ci sarà spazio per tanti altri. Oh, amante dell'arte, ottimo. Bello, dai. Io penso che lei abbia raggiunto la possibilità di. Vabbè, lui deve proprio andare, va bene, lo mandiamo a casa, magari la prossima volta. Lo invitiamo da qualche parte per scusarci. Vediamo, proviamo a fare una seduta spiritica in questo modo. Magari con Ghidri a questo punto. Lasciamo stare. Magari così riusciamo ad arrivare al quinto livello dell'abilità. Siamo tornati normali, fortunatamente. Abbiamo quasi concluso la cerimonia. Vediamo se riusciamo ad arrivare anche qui al quinto livello. Vediamo. Ok, la serenità spirituale della casa è aumentata. Volevo magari evocare i defunti, una cosa che non ho fatto. Poi dopo basta perché. Oh, si è ammalata ancora. Mannaggia. Vediamo se riusciamo a evocare dei defunti. Vediamo, abbiamo quasi finito di evocare i defunti. E dopo ci attaccheranno anche i pipistrelli del plasma. Un fantasma! Oh no, non siamo arrivati al quinto livello, mannaggia. Incavolato nero è questo. Che c'è? Presenta l'offerta. Diamogli una stampa questa qua. Vediamo se gli piace perché questo è proprio arrabbiato. Vediamo. Ah, mi sa di sì. Ci ha lasciato anche il sorso spettrale. Ok, vediamo il sorso spettrale che ci ha lasciato il fantasma. E nel frattempo volevo vedere perché non ho capito se lei è già diventata investigatrice del paranormale oppure devo chiedere a lui qualcosa. Oh, ho raggiunto il livello 2 di logica, ottimo. Vediamo, proviamo a chiedergli che cos'è un investigatore privato, vediamo se mi chiede qualcosa. No, è la stessa cosa che ci aveva detto all'inizio. Niente, allora proviamo a cercare il lavoro, perché io sapevo. Cerca un lavoro, vediamo. Che cosa mi dice? Perché se non sbaglio dovrebbe nel cercare un lavoro presentarsi il fatto che posso lavorare come investigatrice. Mi sa tanto che prima devo licenziarmi. Io direi di provare a licenziarmi. Lascia il lavoro.
Vediamo, tanto a lei non è che gli interessi molto fare bozzetti di illustrazione al massimo. Sì, lascia. E adesso cerchiamo il lavoro, vediamo. Allora, dovrebbe essere tra i freelance. Per unirsi all'agenzia occorre una licenza per investigatori. Di una casa infestata, puoi inoltre acquistarne tramite il negozio di... Ah no, vedi che occorre la licenza per investigatori. Chi è Idri che ci dà la licenza? Ok, io direi, vabbè, adesso ho perso anche il lavoro, di provare ad andare a dormire un po'. E vediamo, secondo me deve arrivare al massimo proprio dell'abilità medium, che ci vuole pochissimo. Vediamo se in questo video riesco a farla andare al massimo del livello dell'abilità. Scusate. Mannaggia, stava dormendo, poverino, e ha cominciato a le luci ad accendersi e a spegnersi. E quindi ovviamente lei si è svegliata di colpo. Vediamo se giù c'è qualcosa. Oh, c'è un fantasmino, ecco. Però tentiamo di comunicare con lui. Vediamo se... Se no gli diamo una foto. Mi sa che è andata buona. La comunicazione è andata bene. Presentiamo l'offerta. Magari questa qui. Ottimo, cosa ci ha dato? Crea per apparizioni, la cera per apparizioni viene usata per creare candele sacre. Un ottimo sistema per mantenere la calma e andare avanti durante le infestazioni. Grazie alla proprietà ultraterrene di questa cera non avrai alcun bisogno di imparare a creare le candele. Ottimo, creiamo le candele sacre, vediamo. Tre candele sacre, fantastico. E ne ho altre tre. Ottimo, ottimo. A questo punto direi di andare un attimo in bagno. E facciamo un'ultima seduta, magari celebra la cerimonia da sola, dai, senza Ghidri. Così, visto che è ispirata e manca davvero pochissimo. E siamo arrivati al livello 5 di Medium, ora Miranda è una Medium superlativa. Aspetta, leggiamo una cosa alla volta. Miranda, sarà in grado di celebrare intense sedute spiritiche con un minor dispendio di energia e avrà una maggiore probabilità di riuscire a interagire con gli spettri. Ora si possono inoltre tracciare un cerchio spiritico ovunque sullo scenario. Ottimo. E possiede requisiti per ricevere una licenza. Ottimo. Chiediamo subito a Ghidri. Voglio dedicarmi alle investigazioni paranormali, sì, perché comunque lei, dopo tutto questo tempo a cercare di fare varie sedute spiritiche, si è appassionata e è diventata brava e quindi ha deciso di dedicarsi a diventare un'investigatrice. Ma guarda, ti stai praticamente traboccando di energia spirituale, sapevo che avevi qualcosa di speciale. È per questo che ho qui una licenza per investigatori paranormali che reca il tuo nome. Allora, che ne dici? Te la senti di compiere il passo successivo? Eccomi! Miranda è pronta ad accettare ingaggi. Quindi ringraziamo tantissimo Ghidri che, e lo abbracciamo perché gli ha dato davvero un grande aiuto e l'ha sempre seguita in questa avventura. E
Usiamo interazioni buffe con lui. Magari. Dai, fai diciamo una barzelletta. E poi direi di provare a cercare il lavoro come investigatrice freelance. Tanto Ghidri tra poco andrà via. Agenzia Federale Investigazioni Spettrali. Mestiere, investigatrice paranormale. A casa tua dimorano degli spiriti. Continui a trovare bambole inquietanti in soffitta. Ti capita di sentire voci lamentose fuori dalla tua testa? Allora sappi che circolano degli spettri che fanno gli idioti. Se hai ottenuto l'abilitazione per investigatore paranormale, saremo ben lieti di accoglierti nella cerca dei nostri pattugliatori fantasmatici d'élite. Come agente sarai tu a rendere il mondo un po' meno spettrale. Ottimo! Quindi direi che per oggi il video si conclude qui. Io vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto, vi mando un grande bacio e alla prossima. Ciao!